soggetto di Robert Kirkman e di Mark Silvestri, sì, proprio quel Mark Silvestri, quello che fu storico, meraviglioso, spettacolare disegnatore degli X-Men e poi autore di Darkness, Hardcore risponde a una domanda piuttosto interessante ed inquietante, cioè ovviamente nella visione appunto dei due soggettisti che sono Kirkman e Silvestri, cioè cosa succederebbe se un governo, un'organizzazione di spionaggio, la CIA, il Mossad, chi volete voi, avesse la possibilità invece che di infiltrare un suo agente all'interno delle fila di quelle organizzazioni che sono sue avversarie, cioè spie straniere, mafie di ogni genere foggia, organizzazioni terroristiche, avesse appunto l'occasione di colpire con una capsula una persona appartenente a quell'organizzazione e da quel momento in poi fare in modo che questa persona sia un drone umano, sostanzialmente controllato da un agente addestrato appositamente che sta a distanza, per fare in modo di colpire direttamente dall'interno le organizzazioni appunto considerate canaglia, senza nemmeno rischiare la vita, perlomeno in teoria, di un agente dei buoni dal loro punto di vista. Questa è l'idea di Hardcore, il soggetto è di Kirkman e Silvestri, mentre invece la sceneggiatura è di Andy Diggle e le matite sono del nostro Alessandro Vitti. Un Alessandro Vitti quanto mai in forma, ormai un talento riconosciutissimo oltreoceano, un Alessandro Vitti davvero spettacolare, e ce n'era assolutamente bisogno per questa storia, che segue le gesta sostanzialmente di quest'uomo, ovvero l'agente di cui vi parlavo, l'agente Drake, che deve convincere, di fatto si trova a dover convincere il governo americano della bontà di questo progetto Hardcore, che è ancora sostanzialmente in nuce ed è ancora sostanzialmente in prova. Cosa succede in questa storia? Che ovviamente le cose vanno a catafascio, che l'agente Drake per una serie di questioni si troverà sostanzialmente bloccato nel corpo di uno di questi droni, di queste vittime del progetto Hardcore, e dovrà salvare la giornata in maniera estremamente rocambolesca. Un progetto piuttosto particolare e una scommessa abbastanza rischiosa a questo primo volume di Hardcore, che non è Hardcore volume 1 perché in realtà la storia proseguirà in Hardcore Reloaded, perché è un progetto molto particolare, perché noi dei personaggi di questa storia non sappiamo niente, non sappiamo niente di Drake, non sappiamo niente dell'organizzazione che gli sta dietro, non sappiamo niente, perlomeno in maniera approfondita, del suo rapporto con gli Stati Uniti, non sappiamo nulla del background, dei suoi antagonisti, delle loro ragioni, non sappiamo una favazza. E questa è una scelta, credo, estremamente consapevole. Una scommessa che ancora non so dirvi se sia vinta o no, ma che ovviamente comporta degli aggiustamenti. Qual è il tentativo? Sicuramente di Diggle, non so se anche di Kirkman e Silvestri, perché ovviamente noi non siamo informati del rapporto, come dire, di dettaglio decisionale, no? Tra i soggettisti e lo sceneggiatore. Il tentativo è di scevrare, almeno per adesso, l'interesse dello spettatore dall'affetto, dalla considerazione, dalla conoscenza dei personaggi, che non hanno nemmeno un grande sviluppo qui dentro, perché fanno, sono costretti a fare tantissimo. È una narrazione estremamente compressa quella di Hardcore, non lascia fiato, non lascia respiro, non dà modo, non dà occasione, non dà motivo nemmeno di riflettere particolarmente. È un'esperienza narrativa che ci vuole completamente incollati alla pagina e ci vuole rapidamente a sfogliarla per andare avanti, perché le dinamiche dell'azione
sono veramente estremamente concitate, anche perché, come capirete, concitata è proprio la parabola di questa storia. Tutto avviene in tempi molto molto rapidi, proprio per la natura della trama. Natura della trama che, almeno da quel punto di vista lì, devo dire, è molto funzionale, nel senso che sicuramente Hardcore si legge in tempi rapidissimi, i dialoghi sono i classici dialoghi one-liner da film d'azione americano, esplosivo, in senso non soltanto metaforico, diciamo, ricorda tantissimo le atmosfere di, non so, di un Minority Report, di un Mission Impossible, e di storie di questo genere, e da quel punto di vista lì sicuramente ci siamo, insomma, Hardcore funziona in senso, di, come dire, adrenalinico del termine dal punto di vista narrativo. Funzionerà anche a lungo termine, cioè quanto deve durare questo progetto, quanto può andare avanti, senza che ci sia uno sviluppo, dei protagonisti, senza che noi temiamo a Drake per qualche ragione, senza che ci venga dato un motivo per tenere a lui. Hardcore è una come dire, è una organizzazione di buoni oppure no? Diciamo che ci sono dei vaghi indizi del personaggio di Drake, dei motivi per cui dovremmo stare dalla sua parte, ma non abbiamo veramente garanzie. E purtroppo è chiaro che tanto va perso all'interno di una storia del genere. Anche quelle piccole relazioni che vengono create, poi vengono sostanzialmente dimenticate, macinate da questa foga di mostrare, da questa foga di raccontare, senza sostanzialmente nessuna pausa. Quindi che cos'è Hardcore? Hardcore, secondo me, è un progetto interessante anche soltanto per questa natura sostanzialmente sperimentale. Si può fare un buon fumetto d'azione praticamente solo per sottrazione. Si riesce a raccontare una storia concentrandosi solo sulla storia, cioè solo sugli eventi. Hardcore è una risposta, potenziale, o meglio, è la domanda, reale, concreta, fattiva, di cui vi ho appena detto io. La risposta la dovete dare voi. La risposta la dovete dare voi perché secondo me Hardcore, se siete degli amanti del fumetto d'azione, se siete degli amanti del fumetto di Kirkman, anche se qui scrive solo il soggetto, se siete degli amanti del fumetto un po', distopico action, è davvero qualcosa da non lasciarsi scappare. Non tanto perché sia bello, questo vi devo promettere, o meglio, devo dire che non l'ho ancora deciso, ma perché appunto è veramente un tentativo di narrazione per eliminazione di quegli elementi che di solito ci fanno appassionare alla storia. Kirkman, Diggle, Silvestri e Alessandro Vitti. Hardcore, davvero un fumetto strano come e interessante come non me ne capitavano da un po'. See you, Bettista.